Primo tempo, molto intenso e a prenderli alti. Dobbiamo giocare sempre così. Questo è il calcio moderno. In pressione sugli avversari, andando a prenderli alti, senza chiuderci sempre dietro. Ci muoviamo tanto? Questo è quello che ci ha chiesto il mister. E con l'arrivo di Magnanelli stiamo provando queste nuove tattiche. E mi trovo bene. L'obiettivo della Juve, come già detto dal mister, quest'anno è tornare in Champions. Parole e musica di Federico Chiesa. Voglio iniziare commentando l'intervista a caldo post partita del nostro numero 7 che ha segnato il primo gol stagionale per la Juventus 2023-2024. Oggi poi avremo le pagelle, sono anche già pronte le grafiche nuove, sono contento di come sono venute, spero che piaceranno anche a voi. Però volevo passare un attimo dalle parti di Chiesa e dalle parti di Allegri cercando di commentare un po' le parole di tutti e due. Credo che sia molto molto importante, quindi buongiorno, ci vediamo molto presto questa mattina. Vi ringrazio per il successo del video di ieri sera, vi ringrazio per tutti gli spunti di riflessione che avete lasciato e vi invito ovviamente come sempre a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, lasciare un commento per discutere tutti insieme quelli che sono gli argomenti del giorno. E adesso che è tornata la Serie A, è tornata la Juventus e si gioca, saranno anche più argomenti in un solo giorno. Che cosa ne penso di queste parole di Chiesa? Intanto ci volevano, sono parole giuste, sono anche parole dure, se vogliamo, da un certo punto di vista. Io credo che Chiesa abbia voluto mandare un messaggio forte e chiaro all'allenatore Massimiliano Allegri, e cioè l'anno scorso abbiamo intrapreso, sia l'anno scorso che l'anno prima, una strada che non permetteva ai giocatori che abbiamo in rosa o quelli che compongono la rosa oggi di esprimere al meglio tutte le loro potenzialità. Perché noi abbiamo passato mesi e mesi a leggere che Federico Chiesa ormai è un rottame, che dall'infortunio non si può tornare, che Vlahovic in realtà è un giocatore scarso. Ecco, io sono davvero convinto che l'approccio che abbiamo visto al primo tempo sia in grado di revitalizzare questi calciatori e portarli ad avere una nuova considerazione all'interno di quelle che sono le persone che hanno perso fiducia in questi giocatori. Quindi Chiesa te lo dice chiaro e tondo: se giochiamo in questo modo, se andiamo ad approcciare le partite come abbiamo fatto nel primo tempo, molto intenso rispetto al secondo, beh, non abbiamo paura di nessuno e possiamo fare il nostro. Questo credo che sia stata veramente un riferimento a Massimiliano Allegri, però penso anche che sia stata l'unica cosa che poi Chiesa ha cercato di dire contro l'allenatore, anche perché ve lo dico proprio chiaro e tondo, senza girarci intorno, vado dritto al punto. Sarebbe per me preoccupante sentirmi un'intervista da parte di un giocatore chiave come Federico Chiesa che va completamente tutto contro l'allenatore alla prima giornata di campionato, perché allora possiamo chiudere tutto, possiamo buttare via la chiave, perché non si può affrontare un campionato con questi presupposti. Anche perché poi Chiesa semplicemente conferma e dice: il mister ci sta chiedendo queste cose. E poi conferma che in realtà qui c'è la mano di Magnanelli. Quando è stato preso Magnanelli è stato preso per volontà di Allegri, quindi viene da sé che la volontà di Allegri era lavorare su queste nuove situazioni, e probabilmente Allegri stesso si è reso conto di non essere in grado di farlo, e quindi è stato chiesto a Magnanelli di entrare nello staff per curare queste situazioni. E la mano di Magnanelli mi è sembrata evidente, perché come confermato da Federico Chiesa è stato proprio Magnanelli a curare questi aspetti, ed eccoci qua. Quindi io credo che in questo momento dentro la Juventus ci sia questa volontà di cercare di venire un po' fuori rispetto a quello che è stato l'anno scorso e quelle che sono state le gestioni degli anni scorsi, e credo anche che da parte di Allegri ci sia questa volontà di intraprendere questo nuovo percorso con delle nuove sfumature in attacco che l'anno scorso non si sono viste e che quest'anno con la mano di Magnanelli appunto stiamo vedendo al 100%. Poi Chiesa conclude parlando di quello che è l'obiettivo stagionale della Juve. Ecco, io ripeto, io non sono mai contento di sentire che l'obiettivo della Juventus è arrivare in Champions. È una cosa che non mi piace, mi dispiace sentire che l'obiettivo è quello lì, è una cosa che non mi piace, però è una mia roba personale, ve l'avevo già detto anche l'altro giorno con Allegri. E poi c'è la risposta di Massimiliano Allegri. Mi sono piaciute le parole di Allegri, perché è andato a toccare due tasti fondamentali, e cioè: è vero, sei sul 3-0 e quindi magari la palla la devi gestire in un modo diverso, però la devi gestire nella metà campo dell'avversario.
concetto molto importante che è sulla falsa riga di quello che era stato il mio pensiero. E poi Allegri dice: se invece non sei in grado di gestirla nel migliore dei modi, devi comunque essere ordinato, compatto, pulito, cosa che la Juventus non è stata. Quindi una sorta di autocritica, di critica a quella che è stata la gestione del secondo tempo. Sono contento perché è uscita dalla bocca di un giocatore importante come Federico Chiesa, è uscito dalla bocca dell'allenatore della Juventus che è Massimiliano Allegri. Io ho voluto puntare il dito sul bello che mi è piaciuto del primo tempo tanto quanto il brutto del secondo tempo che non mi è piaciuto, e sentire sia Chiesa che Allegri che vanno a evidenziare questo concetto mi fa essere felice, mi fa rimanere felice. Perché? Perché devi prenderti il bello della vittoria, i tre punti, il 3-0, il primo tempo, ma non devi nascondere la testa sotto la sabbia, devi essere consapevole, devi considerare che il secondo tempo è stato brutto, perché Allegri te l'ha detto chiaro e tondo: ok, che eravamo sul 3-0, quindi è andata bene, ma se un'altra partita l'approcci, un secondo tempo come quello di ieri, se non sei 3-0 rischi che ti facciano un gol e che quindi poi la partita possa essere aperta, lasciare dei punti per strada, e se lasci dei punti per strada si allontanano le possibilità di tornare a vincere. Non ti dico cosa, campionato, Coppa Italia, io ancora non lo so dove può arrivare questa Juve, ve lo dirò poi a mercato concluso, ma in ogni caso se inizia a ballare un po' di più e a fare i secondi tempi come quelli di ieri o porzioni di gara come quelle di ieri del secondo tempo, le probabilità di vittoria si abbassano, e non di poco. E l'ha detto Chiesa e l'ha detto Allegri, e c'è stata questa volontà da parte Allegri di inserire nello staff una figura come Magnanelli che va a curare quelle cose che Chiesa ritiene fondamentali, e condivido al 100%, perché questo è il calcio moderno e l'abbiamo visto quando abbiamo aspettato dietro, cioè nel secondo tempo, e quando siamo andati a prendere in avanti, cioè il primo tempo. È finito 3-0 un tempo, 0-0 quell'altro, dove abbiamo ballato tantissimo e dove non abbiamo mai tirato in porta, viceversa del primo. Quindi assolutamente le parole di Chiesa sono lucide, sono corrette, e le parole di Allegri, devo dire la verità, mi sono piaciute, perché puntare il dito su quello che è il difetto, ecco, mi fa piacere, perché deve esserci la critica. La critica ti fa crescere, se è una critica costruttiva, ed è giusto che l'allenatore vada a prendere quella cosa lì. Poi Allegri parla di gol, dice Chiesa per me può fare 14-15 gol. Io sono dell'idea che, approcciando le partite come il primo tempo, Chiesa ci possa arrivare tranquillamente. Oh, io vi dico, secondo me Chiesa può arrivare pure a 20 stagionali con anche la Coppa Italia, se andiamo ad approcciare le partite in quel modo lì. Io non sono dell'idea che la Juventus farà questo approccio per sempre. Il secondo tempo secondo me è un chiaro segnale, è un evidente segnale, che lo voglia l'allenatore, che lo voglia la squadra, che venga la squadra, che non lo so, però io sono dell'idea che la Juventus non riuscirà a dare continuità di rendimento a quello che è stato il bel primo tempo di ieri. Quindi secondo me 14, 15, 16 gol sono tanti per Federico Chiesa. Poi sarei contentissimo di sbagliarmi, ma non perché credo che lui non sia in grado di farli, perché dipende da quello che sarà l'approccio che verrà dato alla squadra, e dai record personali di Chiesa poi si passa ai punti che vai a macinare in campionato o dalle sfide eliminazione in diretta che andrai a fare in Coppa Italia, e quindi si passa da alzare una coppa piuttosto che un'altra, piuttosto che uscire, piuttosto che arrivare lontano in campionato. Sono tutte cose collegate, sono tutte cose che fanno parte dello stesso filone. Poi Allegri dice un'altra cosa interessante, cioè per fare quel tipo di gioco, per andare a prendere gli alti, proprio come vuole Federico Chiesa, gli attaccanti devono pressare molto, e stiamo lavorando su questa cosa qua. Ed è vero, perché la Juve su questa cosa ci ha lavorato, però resta il fatto che nel secondo tempo questo approccio non si è mai visto, e infatti la squadra si è trasformata. Quindi condivido anche questa lettura da parte di Allegri. Perché? Perché il segreto, il trucco per riuscire a gestire questo pressing offensivo, quindi difendere in avanti, è una buona condizione fisica, passa assolutamente tutto da lì, e la Juve deve correre bene e tanto, sono due concetti fondamentali. Quindi anche questa è una considerazione che condivido da parte di Allegri. Quindi tutto sommato, bene o male, le parole di Allegri secondo me sono state coerenti, sono state logiche nell'analizzare una partita che ha visto la Juve vincere con un rotondo 3-0, dove in un secondo tempo si è rischiato in più di un'occasione di subire gol. C'è solo una cosa che non mi è piaciuta nell'intervista di Allegri, cioè nel finale quando dice, quando gli dicono sì, quindi sta nascendo una nuova Juve più moderna, proprio come ha chiesto Chiesa, lui dice a me parlare di queste cose non piace, io non credo che sia giusto parlare di queste cose, non credo che abbia senso parlare di queste cose. Quasi un po' come se volesse sminuire, no? Cercare di allontanarsi un po' dal concetto che questa sera si è vinto proprio perché il primo tempo è stato approcciato in una maniera differente rispetto all'anno scorso.
perché l'anno scorso queste cose non le hai viste fare la Juve, questo giro palla, palla terra in velocità, questi movimenti senza palla, questo pressing offensivo, sono tutte caratteristiche che l'anno scorso la Juventus non aveva e sono state inserite, importate proprio per via di questo nuovo lavoro richiesto da Magnanelli, che era una figura individuata da Allegri. Quindi è il discorso che facevamo prima, siamo tutti sulla stessa barca, tiriamo tutti nella stessa direzione per il bene della Juventus. Però a un certo punto, secondo me, queste uscite mediatiche del tipo no vabbè ma queste cose non c'entrano niente, non contano niente, io le eviterei, perché è palese che in realtà queste cose in realtà contano, proprio perché i tre punti di questa sera sono stati conquistati seguendo questa falsariga, seguendo questo filone, seguendo questa, questo nuovo approccio. Quindi non vedo il motivo di sminuire questo lavoro, anzi credo che non sia nemmeno troppo bello poi dire che no, di queste cose è meglio non parlare. Sono cose che nascono dal lavoro di un componente dello stesso staff, quindi sembra anche brutto poi andare a dire certe cose. Fatto sta che le conferme che avevamo avuto durante le amichevoli le abbiamo avute anche ieri sera, le abbiamo sentite, perché Chiesa ce l'ha confermato, lo stesso Allegri ce l'ha confermato, si inizia a dare un peso diverso probabilmente dentro la Juventus stessa a queste cose qui, e secondo me da qui a poco inizieremo a parlare sempre meno di moduli, sempre meno di numeri, come Allegri comunque non ha mai voluto fare, quanto più di movimenti negli spazi, perché anche in occasione del gol dell'1-0 della Juventus, proprio il gol di Federico Chiesa, avevamo visto una sorta di pressing a tre, quindi Chiesa, Vlahovic e Miretti che si era alzato, che sembravano tre giocatori molto centrali, un tridente molto stretto in grado di liberare l'ampiezza sugli esterni con Cambiaso e Weah che potevano andare dentro, una sorta di 2-3-5 che è un po' l'ultima moda, chiamiamola così tra virgolette, perché non è una moda ma è un discorso di efficacia che da qualche tempo sta circolando in Premier League, in Champions League, ha fatto scuola Guardiola, proprio con quei tre giocatori lì. Mi è venuto in mente anche tra l'altro il gol che ha fatto proprio il giocatore argentino Julian Alvarez del Manchester City per la vittoria per 1-0 contro il Newcastle l'altro giorno, e avevamo sempre questi tre giocatori, quindi mi pare Foden, quindi Haaland, quindi proprio Julian Alvarez, con sugli esterni da una parte Walker, da una parte Grealish, che sono esterni differenti per caratteristiche, con Kovacic che dà questa palla dentro, quei tre giocatori lì, ecco, quella posizione, quel trio di attaccanti sempre molto stretti che va a formare il City, mi ha ricordato tantissimo la posizione di Chiesa, Vlahovic e Miretti in quell'azione di pressing, quindi segno che si sta cercando di lavorare anche nei confronti di quelle che sono le ultime innovazioni, quelle che sono state più efficaci nell'ultima edizione della Champions League, che hanno portato a trionfare proprio il Manchester City di Guardiola, quelle che sono le ultime indicazioni proprio in un calcio più posizionale piuttosto che in un calcio di approccio numerico con i moduli classici come li intendiamo. Quindi sono tutti piccoli passi avanti che io metto lì e li tengo lì, e come dicevo nel titolo del video di ieri sera, ragazzi, per cercare di tornare a vincere, per riuscire a tornare a vincere, sono tutte cose che devi prendere in considerazione e mettere su un piano di importanza maggiore rispetto a quello che banalmente è stato fatto nel finale di una buona intervista da parte di Allegri, perché quelle cose lì sono fondamentali, quelle cose lì sono veramente fondamentali, e te lo stanno dicendo anche i calciatori, lo stanno mettendo in primo piano, e quindi queste uscite dei calciatori, che sembrano anche tra virgolette delle bordate all'allenatore, magari lo sono pure, perché io quel discorso del sempre bassi, quello l'ho sentito come una sorta di avvertimento al mister: l'anno scorso abbiamo giocato così, non ha portato niente, invece se cambiamo l'approccio, anche se siamo quelli dell'anno scorso, anzi forse siamo anche più scarsi di quelli dell'anno scorso, possiamo prenderci delle rivincite, possiamo toglierci delle soddisfazioni, perché poi sono anche un po' le parole di Szczęsny dell'anno scorso per l'eliminazione di Siviglia. Szczęsny era uno che non parlava bene italiano, ecco, Chiesa l'ha detto in italiano correttissimo, non c'è stato nessun fraintendimento, e ripeto, secondo me c'è stata una parte sola che è stata una sorta di indicazione nei confronti dell'allenatore, di campanello nei confronti dell'allenatore, per il resto sono andati dritti per la stessa linea, e lo stesso Allegri insomma l'ha confermato poi con l'intervista sempre ai microfoni di Zon. Signori, un abbraccio, vi aspetto nei commenti, e noi ci vediamo in pausa pranzo per le pagelle di Udinese 0 Juventus 3.